Cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Devini? Devini? Dove siamo? Guardate Fabio e la cintura. Volete presto riso? Presto riso? Ciao, dove stiamo andando? Direzione? Posto di ubriacone. Ragazzi, comunque una tragedia l'aeroporto di Bergamo, una tragedia. E guardate Trevini al noleggio auto, dovevamo avere una C1, ci hanno dato invece la Polo. Guardate che carina che è Trevini e la sua prima auto noleggio. Aspettate che non voglio che faccia danni. Eccolo alle prese con una macchina che non è sua e si sta già agitando. Comunque guardate che bellina che è la nostra macchina a noleggio. Se volete sapere, noi l'abbiamo noleggiata da Sixt. Allora ragazzi, siamo arrivati definitivamente a Gallipoli con una pioggia pazzesca. E questo è l'albergo barra BB che abbiamo trovato. E ci sta piacendo un sacco a me, Fabio, ve lo dico, ve lo anticipo. Questa è la camera, qua c'è un maxi specchio per la mia felicità. Guardate come sono contenta. Sotto c'è il parquet. E questa è la camera da letto. È troppo carina. È veramente bellissima questa camera da letto. È molto ampia. Tra l'altro ci hanno dato tutti gli asciugamanini. Qua c'è il letto che non so cosa potrete vedere, ma è gigante. Ok, adesso avevo zoomato un po' tanto. È gigantesco questo letto, è fantastico. Qua c'è una bella finestrona, dopo voglio aprire per vedere un po' cosa c'è. E qui c'è l'armadio, questo qua è l'armadio. E qua c'è il bagno. Il bagno è questo, ragazzi. Tada! Cioè, ditemi voi se non è bellissimo questo bed and breakfast. È stupendo. Sembra di stare a casa, ma in una casa iper colata. Infatti questa è una villetta. Giù nell'info box vi lascerò, ragazzi, tutte le informazioni se questo posto vi piace, perché per me è bellissimo. Io e Fabio ci siamo innamorati. Poi fuori c'è un parco pazzesco. Non lo so, è bellissimo. Fabio piace tantissimo. E la cosa più carina è che ci hanno accompagnato loro, hanno preso le camere loro e ci hanno portato una bottiglia di Primitivo inclusa nel prezzo, che so essere un vino tipico, io e Fabio non l'abbiamo mai assaggiato, quindi siamo troppo curiosi. C'era dentro, inclusa nel prezzo, la bottiglia di Primitivo con i due bicchierini, e poi ci hanno portato un cestino di frutta, un po' di caramelle, un po' di cioccolatini e dei dolcetti tipici, cioè assurdo. E dentro c'è anche il frigo bar con il bere incluso. Cioè, ditemi voi, ma neanche nel miglior albergo, cioè io sono sconvolta. E questa qua è la camera e non lo so, ragazzi, io sono contentissima. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer, take me away. I ain't afraid calling your name. Oh, my. One,
Martini in versione traballante, perché praticamente siamo in macchina, ovviamente direzione, ragazzi, stamattina. Fabio, dillo tu. Albero Brutto. Albero Bello. Oggi vogliamo andare ad Albero Bello a fare un giro, perché ieri siamo arrivati finalmente in Puglia. È la nostra prima volta in Puglia, ma è la nostra prima volta anche in realtà qua nel Salento, e soprattutto al Sud Italia. Noi non siamo mai venuti, lasciate perdere il navigatore che continuerà a parlare, ma io parlerò più forte di lui. Comunque è la nostra prima volta nel Sud Italia, quindi siamo troppo curiosi di vedere quali possono essere le differenze tra nord e sud. Anche se fino adesso, devo dire la verità, ne abbiamo intravista qualcuna, ma neanche più di tanto. E l'unica cosa, ieri ragazzi volevamo filmare un sacco, ma eravamo uno cotti marci da praticamente tutto l'iter, perché ci siamo alzati alle 4 per prendere il volo a Bergamo, poi siamo arrivati a Brindisi che ormai erano le mezzogiorno e mezzo, ora che abbiamo preso la macchina a noleggio e siamo arrivati alla destinazione, al nostro bed and breakfast, insomma era arrivato praticamente le 3, e quindi poi l'unica cosa che abbiamo fatto è stato disfare i bagagli, fare un giro del bed and breakfast, e poi siamo andati a Baia Verde, che è la spiaggia più vicina dove siamo noi. Noi siamo nella zona di Parabita o Parabita, non so come si pronuncia, penso Parabita, anche se il navigatore dice Parabita, quindi non lo so. Comunque siamo in questa zona, praticamente vicino a Gallipoli, ma un pochino nell'entroterra, quindi in periferia. E la spiaggia più vicina era Baia Verde. Siamo andati a fare un giro per i lidi, a vedere, insomma, a testare il terreno, per capire anche quanti big money volevano per due lettini e un ombrellone. E niente, abbiamo visto un sacco di lidi, ma la cosa che ci è piaciuta di più in realtà, ragazzi, poi magari se riesco in un vlog ve lo farò vedere, è che fra un lido e l'altro ci sono un sacco di spiagge libere. E dato che noi quest'anno ci siamo portati la tenda proprio perché volevamo anche stare un po' in spiaggia libera, ci è piaciuto un sacco questa cosa, perché essendo noi abituati alla riviera, chi come noi va di solito al mare in riviera sa che la riviera praticamente è tutta zeppa dall'inizio alla fine del lido di bagni attrezzati, insomma di stabilimenti balneari, mentre qua il bello è che ci sono tantissime zone praticamente di spiaggia libera dove portare i cagnolini, dove fare un giro. Pesca non è con noi perché stavolta abbiamo preferito fare una vacanza molto più on the road, e con lei sarebbe stato un po' impossibile, e non ci andava di prenderla su, lasciarla dentro ad un bed and breakfast o dentro un appartamento e andare via noi. Non volevamo assolutamente questo, quindi l'abbiamo lasciata dei miei, ma là praticamente è io e Fabio la chiamiamo la pensione barra agriturismo da Rita, praticamente, cioè la pesca sta benissimo, quindi non vi preoccupate, la cagnolina sta bene, è in un posto dove probabilmente sta anche meglio di noi, è vizzata e coccolatissima, quindi sta da Dio. E niente, noi ragazzi, dopo ieri, oggi abbiamo fatto una bellissima colazione, spero nei prossimi giorni di farvela vedere, perché questo albergo, cioè questo BB a conduzione familiare, è qualcosa di pazzesco, e le colazioni sono... Fabio, quanto hai mangiato stamattina? Oh. Fabio tipo ha mangiato tutto quello che c'era, tutto, e si parla di... Guarda, non vi voglio anticipare niente perché voglio farvelo proprio vedere, perché secondo me non c'è niente di meglio che far vedere le cose, per far capire. E quindi nei prossimi giorni sicuramente vi filmerò anche quello. E quindi ci siamo caricati bene, stamattina vi farò vedere, c'è una giornata così, e quindi dato che non ci va di andare in spiaggia per stare praticamente tutto il tempo con i nuvoloni o con la paura che possa iniziare a piovere, abbiamo deciso di andare ad Albero Bello. Fabio, sei contento che andiamo ad Albero Bello? Parte 2 ore di macchina, sì. Da noi abbiamo un pochino di tempo, in effetti dalla nostra zona c'è un bel po' di tempo, però penso che sì, dai, è fattibile, è fattibile. Tutto è fattibile. Tutto è fattibile. Quindi ci vediamo là ad Albero Bello. Coffee cups and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything.
summer. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway, so take me away. Nothing will ever be as real as this. The flames won't burn our skin. We're thick as thieves, and we know what we do. We live on like an echo. Oh, so take me away. Some other place. Don't run away. Oh, my Indian summer. Take me away. I ain't afraid. Calling your name. Take all that is left in
shake the ground. Wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story. Wanna shape the new. Albero Bello, siamo tornati intorno alle 5 perché è venuto giù il diluvio universale verso le 3 e avevamo 2 ore di macchina, quindi siamo arrivati più o meno qua al bed and breakfast alle 5 del pomeriggio. Siamo andati a farci una bella vasca lì dove c'è la piscina, abbiamo giocato un pochino a beach volley, per quanto io e Fabio possiamo giocare a beach volley, cioè scene imbarazzanti. Però adesso ci siamo preparati, ci siamo messi tutti carini perché stasera finalmente vogliamo andare a mangiare tipico, perché purtroppo ad Albero Bello volevamo andare a mangiare in un locale che era il locale di 4 ristoranti. Non so se voi lo guardate, 4 ristoranti di Borghese, ma secondo me il 90% di chi mi segue lo guarda, perché a livello di mangiare, ragazzi, è top quel programma. E c'era, per chi non l'ha visto, c'era una puntata dedicata al mangiare, ristoranti migliori dei Trulli. E aveva vinto la puntata un ragazzo che è praticamente la fotocopia di Borghese. Io volevo troppo troppo andare a mangiare da loro, cioè da lui, perché avevo letto delle recensioni fantastiche e il menù che lui propone è qualcosa di assurdo ed è tutto tipico. Quindi volevamo andare a mangiare lì, ma purtroppo abbiamo chiamato e c'era un evento e quindi non siamo potuti andare, io tristissima ragazzi. Ma sto cercando di convincere Fabio il 10, che è il giorno in cui dobbiamo tornare ad andarci. Non so se ci riuscirò, però dato che anche lui voleva comprare delle cose da Albero Bello che non siamo riusciti a vedere oggi, non siamo riusciti a fare e a comprare, secondo me magari se faccio la brava in questi giorni mi ci porta, vediamo. Comunque stasera andiamo in un posto invece qua vicino che si chiama, nel paesino che si chiama, aspettate che devo chiederlo a Fabio, tutte le volte mi sbaglio. Fabio, come si chiama il paesino? Alezio. Ed è un paesino che c'è praticamente vicino a Paravita o Paravita, dirsi voglia. E praticamente si chiama questo ristorante Macare. Le Macare. E fanno cucina tipica, quindi siamo troppo curiosi di provarla, anche perché fino adesso, vabbè, ieri sera abbiamo spizziconato veramente delle cose buonissime, però non erano tipicissime, diciamo, della Puglia. Invece stasera dovrebbe essere cucina pugliese 100%. Adesso vi faccio vedere come sono vestita, ragazzi, niente di che, non vi aspettate grandi cose. Eccomi. Ta-da! Stasera sono in stile sporty girl. E niente, ho questo completo che non ero riuscita a farvi vedere, l'ho comprato in una bancarella nel mercato del mio paese. Quindi completino con bande laterali, molto sportivo, quindi sneakers sotto, sneakers con i fiorellini che ho utilizzato anche oggi. E poi niente, poi ragazzi, semplicissimo top e basta. Noi direi che adesso andiamo, Fabio, vero? Andiamo a mangiare le pappe? Fai un salutino? Ciao! Vi facciamo vedere il cibo sicuramente, se Fabio non lo mangia tutto prima di mostrarvelo. E niente ragazzi, venite con noi a vedere la cucina tipica pugliese. Keep on running, grab the fun and live in life.